taglio del nastro sulla nuova Paulese. La cerimonia, organizzata dall'assessore alle infrastrutture della provincia di Milano, Giovanni De Nicola, sotto il tunnel di Vigliano di Mediglia, ha inaugurato il primo lotto. Più di 5 km di intervento complessivo nel tratto da Peschiera Borromeo a Pantigliate. Siamo riusciti a rispettare la cifra stanziata, 82 milioni previsti tanti anni fa, 82 milioni a fine lavoro. Un'opera monumentale che porta la velocità di circolazione da 70 km come erano prima a 110, una superstrada con le intersezioni con i comuni viciniori, tutti fatti a sbalzo, una strada ultramoderna, una strada che guarda all'ambiente. Abbiamo ripiantumato più di 3.000 alberi e tanti altri ne faremo. Finisce questo primo lotto con il completamento il 9 settembre, quindi prima dell'apertura dell'anno scolastico, e pensiamo di cantierare da gennaio 2013 il secondo lotto che va dalla Cerca fino all'Arco Temma. 57 milioni già trovati, già stanziati, siamo molto fiduciosi.